Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui tornati in un nuovo vlog che avevo già preannunciato sulla mia pagina Instagram. Se volete andatemi a seguire anche lì. Non dirò che questo video non volevo farlo perché voglio farlo. Il motivo per cui sto registrando questo video è perché ci sono delle cose che non mi stanno bene. Poi, come potete leggere anche dal titolo del video, sapete già di chi sto parlando e perché ho scelto proprio questa persona. Prima di andare al sodo, ovvero al fulcro del discorso, vorrei spiegare chi è secondo me uno streamer. Innanzitutto, lo streamer è colui che deve trasmetterti qualcosa, trasmettere la propria passione e sapere intrattenere un pubblico, cosa che al giorno d'oggi scarseggia. Attualmente ci troviamo nel 2021, quindi chiunque può iniziare a fare lo streamer, lo youtuber. Non siamo più in tempi in cui uno doveva conoscere i programmi, avere le attrezzature giuste. Ormai è molto semplice, basta un click e il gioco è fatto. Tra la tanta monnezza che c'è nel web, io ho scelto proprio te, Don Vito. Non ti offende se ti chiamo monnezza, ovviamente mi riferisco al tuo comportamento da streamer, non alla persona perché non te conosco e direi meno male. Questo video volevo farlo già da tanto tempo, però ovviamente ho voluto raccogliere più elementi perché altrimenti non potevo basarmi solo su un caso. Ma quando si parla di te, si parla di tanti casi. Innanzitutto sei un gran cafone e un gran maleducato, perché una persona che augura la morte ai propri spettatori è veramente una merda. Perché io voglio vedere se tu incontri una persona dal vivo se gli auguri la morte. A parte che con quella faccia che c'hai, io penso che se vola una pizza ne prendi due. Per cui non penso che qualcuno si metterebbe a litigare con te perché, cioè, fai ride. Ho detto tutto. E poi come cazzo ti permetti di obbligare la gente a fa l'abbonamento se no li banni? Ma come cazzo stai? Apro e chiudo parentesi, non mi interessa se questo video riceverà tanti pollici in giù, ma io voglio sapere quanti di voi si sono abbonati al canale di questo soggetto qua. Fatemelo sapere sotto nei commenti perché almeno vedo chi siete. Io non so se tu vedrai mai questo video, ma io voglio sapere che cazzo mi hai scritto su Instagram visto che mi hai bloccato. Ragazzi, voi non sapete una cosa, adesso ve la dico. Praticamente una volta ho risposto a un commento di Don Vito sotto un post di Giorgia Meloni. E lui di tutta risposta mi ha scritto in privato, in direct su Instagram. Al momento che ho aperto il messaggio per vedere che voleva, ho scoperto che mi ha bloccato. E questo fa capire tutto, ovvero che sei una persona senza palle. Non sai reggere un confronto, perché se mi avessi dato la possibilità di leggerti, avrei potuto anche rispondere. Non dico che la nostra conversazione sarebbe degenerata, perché poteva essere anche una conversazione tranquilla. Però intanto avremmo fatto una chiacchierata, invece no, che fai? Mi scrivi e mi blocchi. Cioè, ma come stai? Che poi è il colmo. Hai attaccato il Cerbero Podcast quando devi ringraziare loro se tu sei qualcuno, che poi vabbè non sei nessuno, non conti un cazzo. Però se tu c'hai quei 10.000 follower, 12.000 follower, quanti cazzo ce n'hai? Devi comunque ringraziare in parte loro, perché se non era per loro, a te manco tua zia ti seguiva. Ma te rendi conto? Non sai fan discorso, non sai argomentà. T'ho visto pure nella live del Cerbero Podcast quando c'era Marco Buono. Ho visto che rispondevi a cazzo ogni cosa. Te credo che poi la gente pensa che sei encefalitico. E questo non significa che tu debba dare peso a ciò che la gente pensa di te, perché quello che la gente pensa non conta niente. Però, se tu ti comporti in un certo modo, ovviamente riceverai delle critiche, perché tu sei, tra virgolette, un personaggio pubblico. Quindi non ti devi incazzare se la gente poi te pia per culo. Perché è normale se fai le cazzate. Quindi il consiglio mio che ti do, innanzitutto, è di darti una calmata. Prima cosa. E seconda cosa, ti consiglio di tenerti stretta quella piccola cerchia di persone che ti segue e che ti dà da magnà. Perché io sono sicuro che qualcuno si sarà abbonato al canale tuo. E magari saranno pure in tanti. Io continuo a non capire il motivo per cui una persona si debba abbonare a un canale come il tuo, però vabbè, regà, de gustibus. Detto questo, io non
Non penso di aggiungere altro perché ho detto fin troppo. Una persona che augura la morte agli spettatori e che obbliga le persone a fare la sub, se no li banna, si commenta da sola. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Detto questo, se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se siete nuovi, ovviamente di lasciare un commento, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Io vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!